Di Merduce, di Merduce, crina con me. Buongiorno a tutti. Sono disperato, ormai ho paura di uscire di casa. Lui è Ignazio, un ragazzo come tanti, costretto ormai da tempo a nascondersi. Pensatemi quando in giro quando una mente con la paura che possa succedere di nuovo. Oggi parleremo di una delle più grandi piaghe di questo secolo, il razzismo. Questo è un vero e proprio accanimento nei miei confronti e di tutte quelle come me. Puoi essere froso, negro, ebreo e senza tanti particolari problemi. Eppure nel 2024, in un paese che si definisce civile, non puoi essere fascio. Tu c'è la mia voce! E che l'ho detto! Ti ridurre, Ignazio, cambierà. Buon bicchiere d'acqua. Un po' di olio d'oliva non ce la vende. Certo, tutto quello che vuoi. In Italia, a causa dell'egemonia culturale della sinistra, purtroppo sempre più camerati sono costretti a nascondersi come dei topi di fogna. Moi je crois que Mussolini c'était un bon politicien. C'est-à-dire che tu sei chi l'ha fait, il l'ha fait pour l'Italie. In un mondo sempre più sottosopra, però, per fortuna una coraggiosa camerata ha finalmente trovato il coraggio di mettere puntini su lei. E allora le foibe! E per non lasciare Caterina da sola, abbiamo deciso di marciare su Roma in cerca di accoglienza, per cercare di fare chiarezza sul livello di arretratezza culturale degli italiani. E se la senti di definirsi anticomunista? Si sente anticomunista? Poi cosa fa? Scappa! No, no, no! Stai scappando! Lei è antistress? Non se la senti di definirsi anticomunista? Come mai? Niente, compagno! Non ci vuoi parlare? Perché non vi dai una bella manganellata alla vecchia maniera? Lei è anticarro? Che sicché sono i soldi di quelli che mangiano i bambini. Quanti bambini avete mangiato oggi? 54. Si sente antinfiammatorio? Perché scappa? Ci dica se si sente anticomunista. Non capisco niente. Da, gli antifascisti scappano. Lei è anticoncezionale? Ma lei si sente anticomunista? No, perché? Perché non si sente anticomunista? Mi dica la verità, lei quanti bambini ha mangiato oggi? Io? Sì, è comunista lei. Tale che ci piace, i comunisti, guardate quanto fanno schifo. L'Italia è diventata questa. Lei è anticorpo? Una bella manganellata. No. Niente, non mi vuole manganellare. Non ci sono più vive che io me la date una volta. Si sente antiossidante? Forza camerata, con me. Nuova ceretanera, la lissina. E il maestro la sai, che le rame sono con noi. No, la posso. La canti, ancora. Lei è antico? Si vergogna, sono del nome, perché in questo paese non si può essere più fascisti, è una vergogna. Lei è antinfortunistico? Dice, io sono anticomunista. Io sono comunista. Lei è antimatico? Dice, c'è a me, viva l'Italia anticomunista. Viva l'Italia anticomunista. Lei è di Antigua? Ma lei è proprio sicuro che Gesù fosse di sinistra? No. Lei è anticonformista? Non siete fasci voi? No. Fasci. Cos'è che ti hanno fatti i fascisti? Fascismo. No, non è fascismo. No, brutto fascismo. Brutto? Perché ce l'hai con i fascisti? Sì. Vi prego. Dove venite voi? Argentina. Gli argentini sono tutti dei comunisti. Di Merduce, di Merduce, crina con me. Di Merduce. Di Merduce. Ovviamente io sono contro il Duce, una gag, bravo. Certo. Però mi sta la vittoria per sempre. La vittoria per sempre. Ciao ragazzi.